L'impianto sportivo della Bocciofile Agubina in via del Botagnone ha ospitato la seconda prova del campionato regionale FISDIR di bocce sotto l'albero che si svolge da 20 anni. Numerose le società presenti da tutta la regione, la Marathon e Fortitudo di Perugia, la Tarsina di Gualdotadino, Beata Margherita da Città di Castello, il Serafico di Assisi, Peter Pan di Bastia Umbra, Camelot Gubbio, Pantera di Umbertide e KT Gubbio, promotore dell'evento in collaborazione con la cooperativa ASAD, il comune di Gubbio, presente l'assessore Damiani, il Comitato Paralimpico Regionale con il neoconsigliere Michele Barilari e la FIS di Regione Umbria. Preziosa la collaborazione della Bocciofile Agubina con i dirigenti Francesco Spaziani e Mauro Barbetti. Oggi siamo qui alla Bocciofile Agubina dove si disputa il 20° torneo di bocce sotto l'albero, dove vede la collaborazione di numerose società sportive provenienti dall'Umbria. Le possiamo ricordare, vengono da Perugia, Assisi, Città di Castello, Gubbio, Umbertide, Gualdo, e sono una settantina di ragazzi dove questi ragazzi quotidianamente si allenano durante le proprie associazioni sportive a questo gioco, e quindi oggi si dà la possibilità di fare questo bellissimo torneo dove si vede tanto entusiasmo, tanti sorrisi e tanta voglia di giocare. Noi ringraziamo la Bocciofile Agubina che ci ospita quotidianamente. Ringraziamo le famiglie che ci collaborano con noi alla realizzazione di questo evento, l'associazione KT in primis, il comune, l'ASL di Gubbio e gli sbandieratori di Gubbio che poi nel primo pomeriggio si esibiscono con noi regalando un bello spettacolo a questi ragazzi che è sempre molto emozionante. Siamo con i ragazzi qui alla Bocciofile Agubina per questa bella giornata di sport insieme a tante società dell'Umbria che oggi sono venute a Gubbio per questa 20° edizione di bocce sotto l'albero. Siamo qui con il capitano della Peter Pan di Bastia Umbria, sentiamo due parole a freddo su questa giornata. Mi sto divertendo, adesso gioco anch'io, voglio salutare la mia fidanzata. Ok, dopo la Peter Pan siamo con i ragazzi di Castello. Come andrà questa bella giornata di sport? Bene. Oltre alla Beata Margherita sono presenti i ragazzi della Tarsina di Gualdotadino con Mirko Di Dubaldi. Come prevedi questa semifinale? Bene, ci arriva Bevici a Coppa. Alla fine primo classificata la coppia della Marathon Perugia composta da Vincenzo Cenci e Michele Mancini, che hanno preceduto la coppia del Peter Pan Bastia composta da Corrado Magrini ed Emanuele Fioriti, terzi gli agubini Francesco Tomassoni e Luca Cernicchi per la KT, ma vincitori morali sono stati tutti i partecipanti.